Benvenuti in questo nuovo video, siamo qua nella Model Speed FR. In questo video giocheremo nei panni del poliziotto e vediamo cosa è successo nelle vele quando abbiamo fatto la retata a Franklin. Nel video precedente, appunto, Franklin ha subito la retata da parte della polizia, però non abbiamo visto realmente cosa è successo sotto perché abbiamo sentito spari, grida, gente che scappava e non abbiamo visto cosa è successo, abbiamo solamente visto il poliziotto che ci rincorreva. E il poliziotto che rincorreva Franklin era appunto questo, quello là che sta dando la caccia a lui da tantissimo tempo. Allora, qua come vedete siamo col comandante, il capitano della polizia, abbiamo già le macchine posizionate, la Fiat Tipo, la Volvo V60, la Subaru della polizia, l'Alfa Romeo Stelvio e basta ragazzi, quindi siamo pronti a fare questa retata, andiamo là, vediamo un po' cosa è successo perché dopo tutte quelle intercettazioni, foto, video, abbiamo stabilito che là c'è una base, là si spaccia e là si fanno cose illegali, quindi abbiamo avuto comunque il mandato, possiamo intervenire e non ci resta che andare. Vedete qua tutti pronti i poliziotti, ne abbiamo due in ogni macchina, ce n'è uno anche nella macchina mia. E il capitano comunque, cioè, sta aspettando che mi dà l'ok perché ci saranno pure altre pattuglie che verranno da altri lati, che poi si occuperanno comunque di diversi punti di quella base lì. Noi ci occupiamo del punto principale e loro di altre entrate e altre uscite. Perfetto, aspettiamo un po', mi sono messo il giubbotto antiproiettile, abbiamo la pistola perché probabilmente si spara. No, non lo so. E stiamo a vedere ragazzi. Intanto qua saliamo all'interno. Ok. Per chi volesse vedere, questi qua sono gli interni, vedete, della Fiat Tipo. Dietro ci sono i colleghi. E aspettiamo un attimo ragazzi, aspettiamo un attimo. Andiamo proprio a sirene spianate, nel senso attive, e vediamo un po'. Si parte. Perfetto. E siamo quasi in quella zona lì. Andiamo subito a vedere. Facciamo attenzione, non facciamoci vedere ragazzi, non facciamoci vedere. Giriamo di qua. Siamo tutti vicini ragazzi, guardate qua, tutti vicini. Allora, adesso dobbiamo andare all'interno di questi vicoletti, perché sennò poi subito ci vedono, ok? Se non andiamo dritti, direttamente là, siamo subito individuati. Quindi andiamo prima in questa zona qua. Ci fermiamo e vediamo un attimo la situazione. Ok, qua è dove stavamo quell'altra volta. Ok. Dietro abbiamo i colleghi e tutto, ragazzi. Facciamo attenzione, eh. Facciamo attenzione che ce l'abbiamo proprio qua. Ce l'abbiamo proprio in queste zone qua. Perfetto. Ok, perfetto ragazzi, mettiamoci qua. A posto così. Adesso scendiamo un attimo e vediamo un po' la situazione ragazzi, vediamo un po' la situazione. Shhh, facciamo attenzione. Vediamo un po'. Ok ragazzi, là se non sbaglio lì c'è Franklin, come vedete, su quel tetto. Non so se sia lui, però probabilmente lui, non lo so, pare che sta lanciando soldi dal tetto. Vabbè, allora siamo pronti ad intervenire. E niente, perfetto ragazzi, qua siamo pronti ad intervenire. Abbiamo visto che forse quello è Franklin, ma noi che comunque gli stiamo dietro da tantissimo lo sappiamo distinguere. Invece questi poliziotti qua no, lo prenderebbero per qualcun altro, lo scambierebbero per qualcun altro. Invece noi, che siamo proprio fissatissimi, sappiamo che è lui, perché solo lui potrebbe fare quelle cose lì, altri no. Quindi tutto a posto, c'è la base, sta lavorando come avete visto, vedete sicuramente c'è Franklin, quindi abbiamo la possibilità di catturarlo se tutto va bene. Ok, ora ragazzi attiviamo le sirene e si inizia ad andare là dentro. Pronti? E andiamo subito là dentro, vai. Ok, ora se non se ne sono accorti ora ragazzi non se ne accorgono più. Ok, troviamo l'ingresso. L'ingresso è qua ragazzi, dobbiamo sbrigarci. Ok, andiamoci a fermare là sotto.
Ok, oh, perfetto ragazzi, ci stanno sparando. Oh, stanno... Oh, fermi, 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 fermi. Ok, ragazzi, dobbiamo intervenire noi. Prendiamo riparo, ragazzi, prendiamo riparo. Spariamo solo a quelli che sparano. Spariamo solo a quelli che sparano. Facciamo attenzione, ragazzi, facciamo attenzione. Quello lì è armato. Andiamo all'interno. Ci hanno sparato addosso, avete visto? Alcune vedette ci hanno sparato addosso, ragazzi. Non so se ancora ci sono. Facciamo attenzione. Meno male che c'avevo il giubbotto antiproiettili. Possono ancora essere armati, ragazzi. Qua c'è stato proprio un devasto anche da parte della polizia, che sono lì schierati. Ok, questi qua sono tutti, vabbè, quelli là che stavano andando a comprare, tutti tossici, ragazzi. Ma noi adesso ci occupiamo di entrare nel palazzo, perché anche gli altri colleghi stanno entrando. Quindi andiamo subito a vedere. Ok, ragazzi, qua sono arrivati anche i colleghi. Ce ne dovrebbero essere anche altri sotto. Ok, andiamo un attimo a vedere. Dobbiamo entrare nel palazzo adesso. Sembra tutto a posto. Quelli là non li pensiamo per ora, perché sono quelli là che vanno a comprare, quindi non è un problema. Andiamo a vedere un attimo quello che succede. Quindi avete visto i spari che avevamo sentito quella volta? Sono gli spari che avevamo fatto noi contro quelle due o tre vedette che avete visto. Quindi erano due o tre persone armate che hanno provato a sparare. Uno se ne è scappato. Ma... Uno se ne è scappato con l'Optimax. Avete visto? Però gli altri hanno preferito restare e sparare. Però poi sono morti, sono tutti quanti da quella parte là. Poi faremo venire l'ambulanza. Però due o tre. Il resto era solamente un fuggi-fuggi di persone, così. Andiamo avanti. Questi qua neanche stanno qua a fare niente, ragazzi, perché questi qua sono i tossici. Ok, facciamo attenzione, sento bussare, forse sono i colleghi. Andiamo un attimo a vedere sotto se... Ok, perfetto. Sono venuti pure qua, ottimo. Quindi hanno bloccato queste uscite di questo palazzo, perché ho segnalato che da qua si entra, quindi l'ascensore è a posto, la sta bloccando lui. Bloccata questa porta, questo ingresso, macchina qua, e forse là già stanno cercando di entrare nelle porte, vediamo. Allora, qua si va sulla passerella che porta lì, ovviamente, dove stanno i punti di spaccio. Andiamo sopra. Ok, eccoli qua, ragazzi, poliziotti, colleghi. Hanno preso alcune persone, come vedete. Qua stanno cercando di forzare la serratura. Ok, vediamo un po' cosa hanno trovato. Ragazzi, qua stanno cercando di aprire, ma a noi ci interessa il tetto, perché l'abbiamo visto là sopra. Qua stanno cercando di aprire. Hanno arrestato questi che stavano cercando di scappare con l'Africa Twin, vedete. E qua, vediamo un attimo, mi sembra che hanno trovato qualcosa. Ok, questo qua era un nascondiglio, vedete. Un nascondiglio, quindi questo è un ascensore che non funziona e la usavano come nascondiglio. Ok, abbiamo trovato pure della roba. Due moto, una Yamaha YZ, un Beverly qua, che forse è di Franklin. E andiamo sopra, continuiamo ad andare sopra. Qua tutto a posto, vabbè, noi ci interessa il tetto, ragazzi. Loro vogliono provare ad andare qua perché hanno visto movimento, ma a noi interessa sopra, perché per ora questa qua è una base appena aperta, quindi non c'è proprio tanta gente ad abitare, quella. Andiamo al quarto piano, perché mi sembra che il quarto piano, penso che sia proprio qua. Armiamoci di pistola. Ok, perfetto ragazzi, andiamo qua, che è l'ultima posizione in cui l'ho visto, vediamo un po'. Allora, l'arma l'abbiamo caricata. Facciamo attenzione, eh. Facciamo attenzione, che... bassiamoci. Qua stiamo agendo da soli, e stiamo facendo una stronzata a farlo, ma proviamoci. No. Oddio, ragazzi, stanno sparando, ci stanno sparando. Fammi nascondere. Non ho visto nessuno, però non riesco a vederlo, non riesco a vedere nessuno. Avviciniamoci, tanto mi farò fuoco di copertura, così. Ok, vedo qualcuno. Avviciniamoci. Vai, che forse l'abbiamo preso.
Scappa, sta scappando, ragazzi, sta scappando, però mi sa che lui, mi sa che lui. Ok, andiamo avanti. L'ho visto qua, sono messo nascosto qua dietro. No. No. No, ragazzi, non lo vedo più. Proviamo a esporre, vediamo un attimo. No. Sarà riuscito a scappare, secondo me, perché non lo vedo più. Non lo vedo più. Proviamo a scendere sotto. Non lo so, avrà cercato qualche scorciatoia, avrà avuto qualche tunnel, perché non riesco più a vederlo. È riuscito a scappare, è riuscito a scappare. Vediamo un attimo se posso prenderlo al piano superiore e inferiore. Ma io penso che... penso che sia quasi impossibile. No, ragazzi, ce l'ha fatta a scappare, ce l'ha fatta a scappare. Per poco, avete visto, per 10 metri non lo prendevamo, ragazzi. Però ci stava aspettando, da quello che ho visto ci stava aspettando. Ci stava aspettando perché è impossibile. È impossibile non averlo preso. Già sapeva cosa fare, dove andare, dove scappare. No, niente, niente, ragazzi, è inutile. Qua sono rimaste solo le persone che si sono fermate, giustamente, quelli che non vogliono avere problemi. Allora, continuiamo ad andare di qua. Vediamo un attimo uno sguardo dal balconcino. Ok, qua ancora i poliziotti, gente che ancora continua a scappare. No, niente, ragazzi, è riuscito a scappare. Non so come, avrà cercato qualche tunnel, qualcosa, ma è riuscito a scappare. Qua ovviamente se ne sono andati tutti quanti, sono rimaste le persone del palazzo, quelli là che ovviamente sapevano e non hanno niente da perdere, infatti, vedete? Pure qua giù, quindi gente che non ci azzecca niente, se no già sarebbe scappata. E niente ragazzi, ci è andata male, lì c'è la polizia come vedete. Stanno ancora continuando le indagini, hanno sequestrato un bel po' di roba, ma continueranno, perché dovranno comunque aprire appartamenti e cose, hanno i mandati, quindi a voglia. Ci è andata male, ma ci ritorneremo ragazzi, lo prenderemo, prima o poi lo prenderemo. Niente, niente, niente da fare. No, niente. Qua sono ancora rimasti a martellare, mi sa. Andiamo a vedere. Eh sì, niente, niente da fare. Questi qua ancora in arresto e tutto. Vabbè, dai, fatemi sapere cosa ne pensate. Con questo è tutto e noi sentiamo al prossimo video. Bella.